Ieri una giornata perfetta a livello calcistico, sportivo. Vince il Wolverhampton in casa degli Tottenham Spurs, ma soprattutto il Palermo Cafu del Como. Ed è tutto così meraviglioso. Qualche amico mio mi ha sfottuto: ma con questo bel Wolverhampton ce l'hai fatta a vedere anche il Palermo? Beh, è ovvio. Anzi, mi dispiace che giusto giusto giocava quando c'era il mio amato Palermo. Ah, benvenuti ai tifosi rosanero UK. E io vivo a Wolverhampton. Sono abbastanza legato alla squadra di calcio locale, non la vedo da 2-3 anni. Non voglio spenderci chissà quale cifra per un biglietto, prima o poi lo farò. E poi finire il campionato, come sempre. Ho visto una coppa di contro lo United, Manchester United, qualche anno fa. Avevo molto più tempo libero. E tutto meraviglioso. Curo le pagelle di tifosi rossoneri UK e ho dato due voti fantastici. Uno fantastici è che uno non me lo sarei mai aspettato. Anzi, in realtà tutte e due, perché ho dato del onnipotente con un voto 9 al nostro Ranocchia, che è un calciatore meraviglioso perché è un Lampard, Gerrard, martella, picchia, però che piede, come ha lanciato, come ci importa, qualcosa di incredibile, qualcosa di allucinante. A parte il gol, io questo peso per 3 milioni, chi dice 4, chi dice 3, adesso ne vale minimo 6 dopo un mese. Se non fa di più, ma fa esattamente quello che fa, questo a fine stagione ne vale 10. Se non si sale in A, il Palermo può chiederne 15 per la cessione. Che Palermo non ha bisogno di liquidità, quindi pure dici va bene, si fa la grandissima, prima grande plusvalenza. Che poi dipende come andrà il mercato. Alcuni giocatori della Serie B sarà pure stretta. Pensa a Segre, grandissima partita, non ha segnato, ma meraviglioso. Come sempre, ha fatto una partita da 7 da centrocampista, di rottura, di appoggi, di... Ma il voto dell'anno, il voto del giorno mi ha sorpreso di più naturalmente Aurelio. Quando ho saputo che non c'era Lunda, ho messo le mani ai capelli. Tra l'altro da quella parte gioca strefezzo, cioè il grande colpo del calciomercato, insieme a Johnson del Venezia, insieme a Ranocchia. Uno dei grandi colpi di questo calciomercato, Parma non aveva bisogno, è già una corazzata. Andatevi a vedere, io se ho visto la partita ieri, Men, tanti altri, Benedicek, loro hanno uno strefezza, ne hanno diversi. Ma Aurelio, grazie a Ranocchia, suo compagno di reparto ottimo, che un po' si prestava lasciando qualcosina in meno nella sua area di competenze, e Di Francesco, hanno comunque dato una mano ad Aurelio, che ne è uscito bene, ha difeso bene. Io non è che non ho visto molto, non ho visto né Strefezza né Aurelio, entrambi erano là, mai arrivava la palla, probabilmente perché Strefezza non aveva neanche mezzo metro di poter dire e fare qualcosa. Quindi se tu non hai materialmente lo spazio, io la gioco su Gabrielloni, su il suo alter ego dall'altra parte che adesso non mi viene in mente, Da Cugna infatti è stato molto più in vivo nella partita, con Diakité che ha fatto bene il suo lavoro di coprire, menare, qualche volta anche ripartire, perché ricordiamo Diakité non è un Mateio più forte, ma è anche uno che va, sale, dà un appoggio, scambia, non credo che farà mai dei cross pennellati, salta l'uomo, va sul fondo, cross, oppure direttamente si inserisce dritto con la porta dritto per dritto, ma è uno che sicuramente partecipa più all'azione, scambia con il compagno. Ne sa qualcosa di più di Mariano, perché la sua crescita probabilmente è anche grazie al fatto che ha un compagno con cui può dialogare, a parte che c'è Ranocchia che gioca sempre sull'auto destro, non è un trequartista Ranocchia, il trequartista l'ha fatto al Bari, ma il resto lui scende, poi lui fa il cazzo che vuole. È ovvio, poi tra loro tutti fanno il cazzo che vuoi, nel senso che tra di loro non ce ne sono dei posti fissi. Comici, quando si è pistiato il gol, era nella posizione che prima era di Ranocchia. Poi questi non è che si gioca a subbuteo, si muovono,
Però Ranocchia gli dà una mano a Diachite nella formazione, nella cosa iniziale, e si scambiano con Di Mariano, che adesso è migliorato, tornato, fantastico. Mi pare che ho dato 7 e mezzo, 8 assist al bacio per Brunori. Ora ci arrivo, Brunori, perché prima mezz'ora brutta, questo Palermo vorrebbe Coda, cioè un centravanti, lui gli lanci la palla e Coda la domestica, la palla alta, fa sponda, si prende un fallo, a dire del fatto che lui è un goleatore, bla bla bla. Brunori è 1,80 m. Nel calcio moderno 1,80 m essere un attaccante a basso, non è neanche Rooney, era 1,80 m, lanciagli una palla giusta, valla a levare, o Tevez, no, e non funzionava. Poi Di Mariano gli dà finalmente la palla giusta da attaccare, lui diceva un pallone dentro l'area di rigore come Dio comanda, e ti fa un gol impossibile perché lui i suoi colpi li ha. È un grandissimo attaccante, e gli attaccanti devono essere serviti. Non è che poi finalmente abbiamo avuto pure l'astro, da noi si è Fortunato Lunde, loro Baselli, centrocampista che non c'entra nulla con la B, ma è sempre infortunato. Entra con un altro, l'unico che ha dato veramente fastidio a Pigliacelli, e si fa male pure lui. Contento che Pigliacelli si è tuffato bene sull'angolo sinistro, il suo punto debole, così poi una poco di gente alla fine di cacargli la minchia a quel ragazzo. E desplace, desplace sta minchia. Tu c'è un portiere come Pigliacelli, io non lo levo per nessuno, me ne frega un cazzo chi c'è in panchina. Io Fontana per la media non l'avrei mai tolto. Sta storia che il portiere è vecchio, deve giocare il nuovo vecchio, ha 28 anni Pigliacelli, ma manco ne avesse 40, è un portiere, ti assicuro affidamento. Io non lo levo, non me ne frega un cazzo del nuovo che avanza. In porta è un'altra legge. Ci vuole l'esperienza e la meritocrazia in porta. Perché basta una minchiata e è finita la partita. Sempre, portiere sopravvalutatissimo. Vabbè, lasciamo perdere. È stato tante volte nella top 11, ma va cagà. Bardi è pure forte come portiere. Ci sono diversi portieri forti anche quest'anno. L'anno scorso però Caprile, Radunovic, Martinez, quelli erano di un altro livello. Infatti Paroni no. Quindi tutto bellissimo. Cerraru, complimenti, si sta confermando. Questo trio delle meraviglie di Francesco, che sta piano piano riprendendo, si sta facendo ottimo, al di là del gol, quello che provano. Mi piace Corini, in conferenza stampa ha detto in allenamento si danno legnate, perché bisogna martellarsi, perché poi la partita non si scherza, è tutto senza prenderla sul personale. Si è creato un bel gruppo, sembra Mancosu che non gioca da un bordello di tempo, è tutti felici, tutti in obiettivo. Meraviglioso, complimenti al tecnico del Como, che ha detto onore agli avversari, questa cosa mi piace, non è come Mazzarri, altri tecnici venti a dire minchiate. Venuto culo con Baselli, con onnipotente Ranocchia, l'ho già detto, tutti meravigliosi, il tridente delle meraviglie. Di Mariano è tornato quello che doveva essere all'inizio, che si pensava dovesse essere lui come calciatore, meraviglioso, meglio tardi che mai, assolutamente. Bellissimo, Gnaoré, due passaggi di Firenze e già lo stadio. Dai, dai! Si farà. E nulla. Tutto meraviglioso. Il Wolverhampton ha vinto pure. Meraviglioso. Ah, se, iscrivetevi. Iscrivetevi, iscrivetevi pure alla pagina Tifosi Rossoneri UK, dove ci sono le mie pagelle, dove ho dato 9 a Ranocchia, ricordo, ma altri giocatori. Veramente sono. Chi non è già iscritto, iscrivete anche se un biglietto in UK. Alla pagina Tifosi del Senero UK, mando il link in descrizione, perché ci sono tanti spunti, tanti blog meravigliosi, pensieri, azioni, opere, omissioni e le mie pagelle. Un abbraccio e forza Palermo, sempre e comunque.